Nell'episodio 2 di Inazuma Eleven Orion, la partita tra Inazuma Japan e i Red Bison, nazionale coreana, sta per avere inizio. L'allenatore Cho schiera Mark in porta ed in attacco la coppia Aizaki e Axel. Tuttavia, alcuni dei nostri giocatori, tra i quali anche Asuto, sono ancora malconci per via della sfida contro Fujimaru avvenuta in precedenza. Tutti non vedono l'ora che la partita inizi, compreso il presidente Todoroki, anche se c'è qualcuno che si comporta in modo misterioso, come Mitsu. Ad esempio, calcio d'inizio, Aizaki e Asuto partono subito all'attacco, ma il capitano avversario ruberà palla al demone del campo per poi passare a Baek, che verrà fermato da Shawn con la sua spettacolare difesa di ghiaccio. La partita si dimostra subito bilanciata, tuttavia proprio Baek, Seok e Lee andranno all'offensiva con il Tokku Buffalo Train, saltando Kirina. Baek si trova ora davanti alla porta di Mark e con un'acrobazia incredibile scaglierà il suo Red Break verso il nostro portiere. Nathan però bloccherà il tiro avversario con la sua nuova tecnica, lo Spinning Fence, per poi lasciare la palla a Mark, il quale rilancerà per Asuto, che però perderà palla dopo un contrasto. I giocatori coreani stanno giocando in modo aggressivo e Baek andrà nuovamente al tiro, ma questa volta con il Bison Horn. Mark prepara il Fuji Raijin, ma attenzione, Park alzerà un polverone con la sua scivolata, impedendo al nostro portiere di vedere il tiro, permettendo così al compagno di squadra di segnare una rete. La squadra coreana gioca in modo super aggressivo, come potranno reagire i nostri? Asuto riparte così all'offensiva, schivando istintivamente la scivolata di Baek. Kirin allora farà notare al numero 8 come la sfida contro Fujimaru li abbia spinti a migliorare i loro istinti. Asuto, Kirin, Aizaki, Hunter e Caleb ora riescono a dribblare perfettamente i coreani, e questo è tutto merito di Fujimaru. Jude è pronto per la nuova tattica offensiva, il Jude to go, che lancerà Axel all'attacco. Il numero 10 dell'Inazuma Japan tirerà con il suo Last Resort, battendo il firewall del portiere coreano, pareggiando il risultato ed esultando sotto la curva giapponese. Tutti sono rimasti a bocca aperta dopo la nuova tecnica di Axel, perfino Clario Orvan, il quale aveva già visto centravanti allenarsi con il Last Resort quando arrivò al centro d'allenamento giapponese. L'Inazuma Japan però non si arrende, recupera palla e torna all'attacco con Axel, che però rimarrà infortunato in un contrasto con Baek, Park e Lee. L'attaccante di punta dell'Inazuma è stato messo KO da una punta d'acciaio nascosta nella scarpa di Baek, e di questo pare essersene accorta solamente una bambina sugli spalti. L'Inazuma Japan però non si arrende, tuttavia Aizaki comincerà a giocare in modo impulsivo, lasciando spazi agli avversari. Kirina recupererà palla e Mansaku dribblerà con lo Spark Wind, tuttavia i coreani recupereranno e andranno al tiro con il Bison Horn, parato questa volta da Mark con il Fujin Raijin. Il primo tempo è finito e Jude si è accorto che qualcosa non va. I coreani non stanno giocando proprio in maniera leale, in particolare Baek, ma ecco che è arrivato il momento di sostituire Axel per farti entrare Hiroto. Nel prossimo episodio di Inazuma Eleven Orion, intitolato Quelli con il marchio, la partita giungerà al suo climax. I coreani sono pericolosi, bisogna correre ai ripari. Baek colpisce il suo capitano al ventre, e ora che Gojin entra in campo, lui ed Hiroto riusciranno a capovolgere la situazione? Scopri come andrà a finire nel prossimo riassunto in sintesi di Inazuma Eleven Orion. Che dire, la prima partita di questo FFI si è aperta alla grande. I Red Bison hanno mostrato molte tecniche e Baek si sta rivelando essere un avversario non solo capace, ma anche scorretto e falloso. La punta in acciaio nascosta nello scarpino non fa altro che confermare il fatto che egli sia invischiato nei discepoli di Orione. Dico lui e magari non l'intera squadra, poiché come vediamo nell'anteprima del prossimo episodio, egli tirerà una ginocchiata allo stomaco a Seok, il suo capitano. Diciamo pure che per ora i discepoli di Orione sembrano essere un'associazione molto simile al quinto settore, ma vedremo con il passare del tempo se sarà veramente così. Parlando invece di Axel, come previsto, era lui il giocatore visto in allenamento da Clary Orvan. Egli stava infatti provando il suo Last Resort, tecnica spettacolare che però non so quando rivedremo, dato che ora Axel è infortunato. Per quanto riguarda le tecniche viste, come vi dissi, la difesa di ghiaccio non le avevano mostrate in Ares per riservarla ad Orion, dove Shawn non gioca da attaccante ma bensì da difensore. Baek ha inoltre mostrato tre tecniche, il Red Break, il Bison Horn e il Tokku Buffalo Train, e devo dire che quella che mi piace di più è la prima, poiché mi ricorda molto la palla di fuoco di Torch o Cloud, se preferite. Abbiamo poi visto il Firewall, che attenzione, non è la tecnica del portiere della Prominence. La traduzione letterale, ovvero muro di fiamme, potrebbe farvelo pensare, ma la tecnica in questione è chiamata Burnout in giapponese e in inglese. Ah, e non scordiamoci dello Spinning Fence di Nathan, puro spettacolo.
mi è piaciuta tantissimo questa nuova tecnica. Inoltre Jude ha tirato fuori un'altra tattica speciale dal suo cilindro, il Judo Go, che devo dire mi ricorda molto i passaggi alati. E infine parliamo un attimo della prossima puntata. Il titolo, come detto anche prima, è Quelli con il marchio, ed ovviamente sarà incentrato sulla seconda metà di gioco della partita tra Giappone e Corea. Il fatto che si parli di giocatori col marchio non può che portarci a pensare ai discepoli di Orione, dei quali penso che Baek faccia parte, come vi ho già detto. Tuttavia non voglio dilungarmi oltre, poiché ho in programma di parlarne nel video dedicato ai nuovi episodi in arrivo. Dunque, vi invito a lasciare un mi piace se volete che domani vi faccia uscire questo video dedicato ai nuovi episodi. Vi invito inoltre a condividere il riassunto con i vostri amici, ad iscrivervi se ancora non l'hai fatto e a passare dalla nostra pagina Instagram in descrizione. Qui da Diego per oggi è tutto, ciao calciatori!